Guadagni di Maria Valtorta, 28 marzo 1944, seconda parte. Se nel grande insegnamento evangelico vi è di che dare salvezza alla vostra anima, nei tocchi più minuti vi è di che darvi la perfezione. I primi sono i comandi. Disubbidire a quelli vuol dire morire alla vita. I secondi sono i consigli. Ubbidire a questi vuol dire avere sempre più sollecita santità e accostarsi sempre più alla perfezione del Padre. Ora, nel Vangelo di Matteo è detto: per il moltiplicarsi dell'iniquità si raffredderà la carità in molti. Ecco, figli, una grande verità che è poco meditata. Di che soffrite ora? Della mancanza di amore. Cosa sono le guerre? In fondo, odio. E cos'è l'odio? L'antitesi dell'amore. Le ragioni politiche, lo spazio vitale, una frontiera ingiusta, un affronto politico. Scuse. Non vi amate, non vi sentite fratelli, non vi ricordate che siete tutti venuti da un sangue, che nascete tutti a un modo, che morite tutti a un modo, che avete tutti fame, sete, freddo, sonno, ad un modo, e bisogno di pane, di vesti, di casa, di fuoco, ad un modo. Non vi ricordate che io ho detto amatevi, tal come vi amerete si capirà se siete miei discepoli. Amate il prossimo vostro come voi stessi. Le credete parole di folla questa verità? La credete dottrina di un pazzo questa dottrina mia? La sostituite con molte povere dottrine umane, povere o malvagie, a seconda del loro creatore. Ma anche le più perfette tra esse, se sono diverse dalla mia, sono imperfette. Come la mitica statua avranno molta parte di esse di metallo pregiato, ma la base sarà di fango e provocherà il crollo di tutta la dottrina. E nel crollo la rovina di coloro che ad esse si erano appoggiati. La mia non crolla, chi si appoggia ad essa non si rovina, ma sale a sempre maggior sicurezza, sale al cielo, all'alleanza con Dio sulla terra e al possesso di Dio oltre la terra. Ma la carità non può esistere dove vive l'iniquità, perché la carità è Dio e Dio non convive col male. Perciò chi ama il male odia Dio, odiando Dio aumenta le sue iniquità e sempre più si separa da Dio carità. Ecco un cerchio dal quale non si esce e che si stringe per torturarlo. Potenti od umili, avete aumentato le vostre colpe, trascurato il Vangelo, deriso i comandamenti, dimenticato Dio, poiché non può dire di ricordarlo chi vive secondo la carne, chi vive secondo la superbia della mente, chi vive secondo i consigli di Satana. Avete calpestato la famiglia, avete rubato, avete bestemmiato, avete testimoniato il falso, mentito, fornicato, vi siete fatti dell'illecito, lecito. Qui rubando un posto, una moglie, una sostanza, là più in alto rubando un potere o una libertà nazionale, aumentando il vostro ladrocinio, con la colpa di menzogna per giustificare ai popoli il vostro operato, che rimanda morte. I poveri popoli che non chiedono che di vivere tranquilli e che voi aizzate con velenose menzogne, scagliandoli l'uno contro l'altro, per garantirvi un benessere che non vi è lecito conseguire al prezzo del sangue, delle lacrime e del sacrificio di intere nazioni. Ma i singoli, quanta colpa hanno nella grande colpa dei grandi? È la catasta delle colpe piccole dei singoli
quella che crea la base alla colpa con la C maiuscola. Se ognuno vivesse santamente, senza avidità di carne, di denaro, di potere, come potrebbe crearsi la colpa? I delinquenti ci sarebbero ancora, ma sarebbero resi innocui perché nessuno li servirebbe. Come pazzi ben isolati, essi continuerebbero a far medicare dietro loro sogni osceni di sopraffazioni, ma i sogni non diverrebbero mai realtà. Per quanto Satana li aiutasse, il suo aiuto sarebbe reso nullo dall'unità contraria di tutta l'umanità fatta santa dal vivere secondo Dio. E l'umanità avrebbe inoltre Dio con sé. Dio è benigno verso i suoi figli ubbidienti e buoni. La carità sarebbe dunque nei cuori, viva e santificante, e l'iniquità cadrebbe. Vedete, o figli, la necessità di amare per non essere iniqui e la necessità di non essere iniqui per possedere l'amore. Sforzatevi ad amare. Se amaste un pochino solo, se cominciaste ad amare, basterebbe l'inizio e poi tutto provvedirebbe da sé. La messe non può cogliersi se la spiga non matura. La spiga non può maturare se non si forma, e non si può formare se il cespo non si è formato. Ma se il contadino non gettasse il piccolo seme nella zolla, potrebbe uscire dal solco il cespo verde e con una coppa viva sorregge la gloria delle spighe. Così piccolo il seme, eppure rompe le glebe, penetra la terra, la succhia come avida bocca, e poi estolle al sole la sua benedetta pompa di futuro pane, e canta col suo calore di speranza, o col suono frusciante al vento, e splende al sole la benedizione a colui che dà il pane all'uomo. Se non vi fosse più il seme, così piccino che ce ne vogliono molti per riempire il gozzo di un passerotto, non avreste neppure l'ostia sull'altare. Morireste di fame fisica e di inedia spirituale. Mettete in ogni cuore un seme, un piccolo seme di carità. Lasciatevene penetrare, fate che cresca in voi, mutate la vostra avidità nuda in un vertoso fiorire di opere sante, nate tutte dalla carità. La terra, ora tutta triboli e spine, muterebbe il suo volto e la sua asprezza, che vi tortura, in una beneplacita e buona dimora, anticipo del cielo beato. Leggete, perché leggete il Vangelo e leggetelo anche nelle frasi più minute. Vivetelo in queste sue tinte di perfezione. Cominciate dall'amore, sembra il più difficile precetto e consiglio, ma è la chiave di tutto. Di tutto il bene, di tutta la gioia, di tutta la pace. Bene, in questo brano, come accennavo nell'introduzione, Gesù riprende il discorso prospettando come vivono i figli di Dio. Allora, anzitutto sono obbedienti ai comandamenti e poi, non sempre, non da parte di tutti, però è cosa molto raccomandabile, l'obbedienza anche ai consigli. Ecco, noi dobbiamo sempre in coscienza, facciamo prima subito una pausa, avere chiaro tra ciò che è comandato da Dio e quindi trasgredirlo è peccato e ciò che invece è solo consigliato e quindi trasgredirlo è un'imperfezione, una perdita, attenzione, di un'occasione grande di santificazione, non è una cosa da nulla, però certamente non è un peccato. Gesù raccomanda di credere a queste cose. Le credete parole di fola, questa verità, la credete la dottrina di un pazzo. Ma così non è. Gesù usa l'immagine
di quella famosa statua vista dal profeta Daniele, sì, che nelle parti più alte ha materiali pregiati, ma i piedi sono di argilla, misto ferro, quindi molto facili a cadere, a sgretolarsi, se anche di un grandissimo gigante cascano pezzi di piedi, quel gigante casca per terra. Quindi Gesù fa questa bellissima immagine per ricordarci che chi non si appoggia alla santa dottrina del Vangelo, chi non segue i 10 comandamenti, non li mette in pratica, chi disprezza i consigli, presto o tardi cadrà a terra come questa statua, si sgretolerà. Bellissima la frase di Gesù: la carità è Dio e Dio non convive col male. Oggi si parla tanto di convivere e di convivenze. Dio è buono, ma Dio non convive con il male. La carità non esiste dove c'è l'iniquità. Questo non dimentichiamolo mai, specialmente per tanti battezzati che si illudono di stare in comunione con Dio quando entro una montagna di trasgressioni, una più grande dell'altra. Oggi ce ne sono veramente a iosa, non serve ricordarle tutte, magari possiamo ricordarne qualcuna. Siamo adesso a quanto dilaghi la desertificazione delle chiese, quindi la trasgressione del terzo comandamento, che adesso insomma è aggravata dalle note circostanze, no? Quindi ancora più drammatica del solito, se vogliamo, no? Non è certamente l'unico grande peccato di oggi, ce ne sono tanti, ce ne sono, pensiamo anche tra quelli che frequentano, a quanti per esempio non sanno che nell'ostia santa, non ci credono, c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore, a quanti si vanno a fare la comunione che non si sa quanto tempo è che non si confessa, che basta semplicemente che se la sentono, come si dice, no? O che dicono un atto di dolore, se qualcuno ancora se lo ricorda, e si può fare la comunione tranquillamente. Pensiamo a quanti sono totalmente incapaci di un minimo di discernimento soprannaturale. Pensiamo a quanti, in Italia ancora il 90% dice di essere cattolico, ma da chiedere che cos'è la fede. Adesso ci sono i temi, come dire, i temi green che vanno di moda, no? Quindi se io ho la fede, sono ambientalista, sono rispettoso delle leggi civili, sono accogliente verso i migranti, eccetera, eccetera. Questa, noi recitiamo il credo tutte le domeniche, insomma, non mi sembra che tra gli articoli di fede ci siano queste cose. Queste sono cose non essenziali, queste sono cose secondarie della nostra fede divina e cattolica. Ecco, poi Gesù termina e terminiamo anche noi facendo prima una requisitoria dei potenti e poi però anche una requisitoria dei non potenti, perché i potenti tiranni, come qui sono chiamati esplicitamente, qui siamo ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando questo scritto è stato dettato da Gesù, ma non ci sarebbero tiranni né cattivi politici se non ci fosse una base ampia di corruzione tra il popolo. È la stessa cosa che tanti santi padri della Chiesa dicono, dice sì, la gente si lamenta
che ci sono preti corrotti o pastori corrotti, ma i pastori corrotti vengono da ambienti corrotti, purtroppo. Allora, qui Gesù parla di chi ruba il potere, di chi ruba libertà nazionali, di chi aizza, attenzione, con velenose menzogne i propri sottoposti, scagliandoli l'uno contro l'altro. Cioè, io sinceramente, insomma, leggendo queste cose scritte 80 anni fa, penso che non sia tanto difficile farsi delle rappresentazioni molto molto vicine a noi di queste cose, no? Quindi rubare le libertà nazionali, aizzare con velenose menzogne gli uni contro gli altri, insomma. Vabbè. E con la finalità dei governanti, Gesù li stigmatizza, per garantirvi un benessere che non vi è lecito conseguire al prezzo del sangue, delle lacrime, del sacrificio di intere nazioni. Anche questo, insomma, se fosse stato dettato l'altro ieri, penso che sarebbe abbastanza comprensibile. Però, e qui c'è anche la visione sapienziana, perché sono tutti quanti bravi a lamentarsi, come dire, dei governanti indegni di ieri e di oggi. Però, cosa dice Gesù? Ma quanta colpa hanno i singoli nella grande colpa dei grandi? E queste colpe dei grandi possono certamente essere interpretate come un castigo dei singoli, a mio modestissimo avviso. Gesù dice, dice lui, la catasta delle piccole colpe singole, quelle che creano a base alla colpa, con la C maiuscola qui è scritta. Infatti, ma se ognuno vivesse santamente, senza avidità di carne, di denaro, di potere, come potrebbe crearsi la colpa? Prima di scagliare il dito, per carità, i comportamenti oggettivamente sbagliati sono oggettivamente sbagliati, come tali vanno riconosciuti, si possono anche a tempo, luogo e in modo opportuno criticare, però la sapienza, la Bibbia è piena di queste cose, quando capitano momenti difficili, ciò che Dio esorta sempre a fare è mettersi in ginocchio e a fare un bel atto di dolore e a dire: guarda Signore, tutto questo ci è accaduto perché noi ce lo siamo meritato, ci siamo allontanati dalla tua legge, abbiamo abbandonato la tua alleanza, ce ne siamo infischiati di tutto e di tutti e adesso siamo caduti in queste situazioni di oppressione che hanno come causa, diciamo così, interpretativa, come causa profonda, il fatto che la maggioranza delle persone si è allontanata da Dio. E Dio è benigno, sì, ma verso i suoi figli ubbidienti e buoni. Se tutti lo fossero, non ci troveremmo in mezzo a governanti iniqui. E se anche ciò fosse, dice Gesù, l'iniquità cadrebbe subito. Ecco, ci lasciamo con le ultime parole molto belle anche di che Gesù dice. Bene, ragazzi, leggete il Vangelo. 1. E vivetelo. 2. Consigli operativi. Cominciate dall'amore. Sembra il più difficile, precetto il consiglio, ma è la chiave di tutto. Quando parla Gesù dell'amore, ovviamente parla non soltanto dell'amore del prossimo, ma anzitutto dell'amore di Dio. La chiave di tutto il bene, di tutta la gioia, di tutta la pace. Solo chi ama Dio e il prossimo con la massima perfezione che può, sperimenta il benessere, che non è un fatto economico, è un fatto anzitutto interiore, sperimenta la gioia, sperimenta la pace. Lontano da Dio, lontano dalla grazia di Dio, fuori dalla grazia di Dio, vivendo con i pagani e poi lamentandosi che le cose vanno storte, non c'è né benessere, non c'è né gioia e non c'è pace.